Eccoci qua, bentornati a Cervesina, è la gara 2 della Race Attack 1000, Race Attack gara 1, dominata da Iari Remoto, poi si sono inseriti vari Crifò, Valsecchi, Gioitta, De Stefano, Pellegrinelli, ma adesso è tutto pronto, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Gara 2 che imperversa con la bandiera verde che sta sventolando alle spalle, quella rossa invece che esce di scena, e allora siamo pronti a poter dare il via, il gas a gara 2, le impennate, Remoto esterno, vediamo come parte, se va a tagliare la pista come Saltarelli, ma non è lui no. Che si appropinqua della prima posizione, vediamo se prova ad andare interno, poi esterno, cioè non è che abbia fatto una brutta partenza Remoto, ma non è primo. Terzo Valsecchi, De Stefano davanti, vediamo se subito viene infilato, anzi era Crifò davanti a tutti, prova Remoto sì. E riesce subito ad entrare interno, Iari Remoto si riprende la prima posizione con Crifò, secondo Valsecchi, terzo che sta subito provando ad andare a pressare alle spalle diretti concorrenti, anche questa categoria Andre ci si gioca tanto per quanto riguarda la vittoria finale. È tutto aperto ancora, è tutto aperto per quanto riguarda il campionato. Sia nella categoria assoluta sia nella rookies. Esatto, è tutto quanto aperto e noi assistiamo e ci accingiamo a vivere comunque un'altra interessantissima gara per quanto riguarda gara 2 della 1000, della Race Attack 1000. Abbiamo assistito ad un buono spettacolo in gara 1 con un Remoto però che aveva fatto il solco, Andre. Sì, è vero. E da come Remoto De Stefano Crifò era stato in gara 1, Sì, da come si sta mettendo, Remoto ha già preso la testa della corsa e probabilmente proverà a fare quello che aveva fatto in gara 1, fare il vuoto. Eccolo qui, Iari Remoto davanti, Crifò, Valsecchi che prova subito ad accodarsi a Crifò, Torchio quarto, e per lui sarebbe importantissimo prendere punti. Perché Torchio è uno di quelli che vola a varano, ma qui non ha per nulla feeling. E anzi, tra l'altro, mi sembra che Torchio sia il primo di un gruppettone. E c'è già un divario abbastanza importante tra i primi tre e tutti gli altri. Tra poco, per me, però, Remoto prova a fare il solco anche di qua, Sì, hai ragione. Torchio aveva regalato delle belle gare a varano. E qua però non un ha, po' più non difficoltà, ha feeling, sì. Non ha feeling. E ad esempio chi ha feeling qua è Remoto. E ricordiamo che poi Andre sulla doppia comparazione, se qui fai 50, anche se il tuo rivale più importante fa un doppio secondo, gli mangi 10 punti, non 5, sì. Sono tanti. Sì, in una tappa, diciamo, facendo due gare, se sei a posto qui, guadagni molto di più. Che in una gara singola dove guadagni 5 punti, meglio guadagnarne 10, e soprattutto sarebbe meglio per Remoto se chi gli sta dietro ne perde più possibili di punti. Nicola Gelsi in settima posizione alle spalle di Gioitta e De Stefano con Torchio che si è messo capofila di questo gruppetto. Bisogna vedere se ne ha per tenere la quarta posizione, che per lui sarebbe una buona posizione visto quello che non è riuscito a fare nemmeno in qualifica. Intanto si stanno andando un po' a distaccare, a discrepare le posizioni con Valsecchi che sta mirando Torchio ha già perso la quarta posizione, ad esempio se l'è presa De Stefano che sta volando alla ricerca dei diretti inseguitori, e non ha feeling Torchio, non ne ha. No, direi proprio che si trova un po' più in difficoltà su questo tracciato. E 21 invece e 7, Remoto, chi Andre, non si trova in difficoltà è remoto perché inizia a martellare sul 21. 21 e 7, 22 e 4 Crifò, 22 e 5 Valsecchi, ad esempio 23 e 0 44 De Stefano. Cioè fanno dei tempi veramente astronomici tra di loro, molto distanti. Sì, molto distanti. Diciamo che si è alzato ancora il livello della Race Attack, ogni anno si alza sempre di più. Diciamo che la temperatura si è decisamente abbassata, non fa più quel caldo torrido di quando era stata corsa gara 1, sono le 5:20, certo. E inizia a esserci anche la temperatura, certo, climatica più accomodante, probabilmente anche per riuscire a non ad ultimare, ma a compiere una gara che possa essere la migliore possibile per i vari piloti. Remoto davanti sta continuando a mattare un po' il terreno, Gelsomino Papa che è un po' diciamo un'icona del MES con la sua età longevo, ma riesce sempre a dare tantissimo. Poi però c'è anche da dire, Andre, che tanti piloti corrono meglio, cioè, si trovano molto meglio in altre piste piuttosto che in questa. È una pista completamente diversa da tutte le altre. Sì, è una pista che mi ricordo anch'io quando sono venuto la prima volta a Cervesina. La prima volta non mi era piaciuta molto, poi o te la fai piacere perché ci devi correre forza, sono cavoli amari. Esatto. Quindi Remoto davanti Andre, Valsecchi occhio perché si è avvicinato a Crifò con una certa
importanza. E difatti Valsecchi fa il suo best in questo caso, 22-4, 22-5 Pifo, non è che è così tanto lontano, ma non sono mai stati così lontani. Certo. Probabilmente si giocheranno la seconda posizione fino alla fine, e a quel punto lì i punti diventano ancora più importanti, Andre, vista gara 1. Esatto, esatto. E poi dicevo, sì, la pista me la sono fatta piacere, e addirittura adesso a me piace andare a girare qui. È una pista, secondo me, tecnica, dove comunque devi avere la moto a posto, perché effettivamente ci sono molti avvallamenti, nella S veloce è un po' disconnesso il terreno, quindi devi tenerla un po' più morbida lì, ma il più morbido poi dalle altre parti non va bene, quindi c'è sempre da trovare il giusto compromesso. Giusto compromesso con remoto, intanto che vola Valsecchi, ha passato Crifò, Valsecchi ha passato Crifò, quando siamo a metà gara, Andre. C'è riuscito, e allora a questo punto sarebbe una manna dal cielo per lui, questi 20 punti sarebbero fondamentali quando inizia il quinto giro, e praticamente siamo a più della metà della seconda gara di gara 2. Crifò scavalcato da Valsecchi, vediamo se riesce a rispondergli. 22-8 Valsecchi, 23-5 Crifò. Andre, non ne hanno per stare comunque dietro a remoto, no, non ce la fanno. È troppa differenza. Tra l'altro una differenza clamorosa da parte di remoto anche sul quarto. Cioè sta prendendo uno spazio letteralmente importante, Andre. C'è qualcosa che... È strano comunque che ci sia questa così altalenanza gap, così... perché... Accentuata. Eh sì, perché ok, da una pista all'altra può non piacerti tantissimo, ma... se comunque hai vinto in un'altra pista... Gelsi scavalcato da Scaltritti! Che sei là davanti, prendere... Non so adesso quanto 5 secondi se non altro dai quarti ci sono già tutti, anche perché sta incasellando tempi su tempi importanti. Gelsi che sembra avere qualche problemino, perché Scaltritti è scappato, sì, è vero, si è attardato tantissimo, sembra quasi che abbia perso giri la moto. Scaltritti è volato letteralmente, l'ha scavalcato due curve fa, adesso si sta forse riprendendo, si sta riavvicinando, però lì nella S veloce ha perso molto, sì. Ha perso molto, qualche slow motion Chris, eccolo qua Crifò, scavalcato qualche secondo fa da Lazzaro Valsecchi, che si è messo alle spalle con la numero 37 Alberto Torchio, che partiva dalla settima posizione, si trova adesso in quinta, scavalcato in precedenza da Di Stefano, che sta cercando anche lui di fare la sua gara. E poi l'85 che non è Andrea Tomio, ma è Simone Giulita. Esatto. Qui al mio fianco Gelsomino Papa, e al suo fianco Andrea Puzzo, meglio alle spalle Andrea Puzzo. Stanno cercando tutti quanti un po' di migliorarsi anche rispetto a gara 1, molto importante, ripeto, la comparazione dei tempi per arrivare a capire poi qual è il percorso finale da parte dei piloti. Abbiamo assistito a delle gare importanti in precedenza, e da questo punto di vista diventa molto importante proseguire lungo questa strada, questa tipologia di percorso. Andiamo ancora ad assistere, eccoci qua di nuovo live con remoto che scappa, va via decisamente Valsecchi, sta prendendo un po' di margine Valsecchi, attenzione, sta prendendo un po' di margine, sì, oh, come vicino. Mamma Papa, Gelsomino Papa alle spalle dei vari contendenti, Scaltritti, Gelsi, Pellegrinelli. Papa è vicinissimo, si è veramente messo minaccioso alle loro spalle e sta provando a crearsi uno spazio. Valsecchi invece si sta un po' allontanando, qualche decimino lo sta strappando. 23, però in questa tornata ne ha presi tanti prima, 22-4 contro 23-2, 22-4, 23-2, gli ha mangiato 8 decimi, Andre, e sono poi quei tanto, decimi che, e guarda lì, si inizia a vedere il divario, sì. Il distacco tra Valsecchi e Crifò, che sono in lotta per la rispettiva piazza, per la seconda piazza, che sarebbe importante, ma che non impedirebbe a remoto di scappare comunque, a meno di clamorosi grossolani errori. Remoto sta veramente creando un importante gap, un importante margine con i diretti contendenti. Sì, anche perché dai, siamo nell'ultima parte della gara, dovrebbero mancare un paio di giri, e se rimane tutto così stabile, diciamo, le prime tre posizioni quelle sono. Non a meno che cambiare. Non c'è un cambio della guardia tra Valsecchi e Crifò. Qua Crifò si è un po' avvicinato a Valsecchi, eh? Ci sono dei punti da pista, l'abbiamo sottolineato un po' tutto il weekend, dove i piloti si avvicinano, soprattutto nella parte finale. Guarda che Crifò come è molto più stretto nelle linee della S, Valsecchi la allarga un po'. È vero, è vero. Fanno delle strade nettamente diverse, ed è anche un po'
il vantaggio e lo svantaggio ai deficit di qualcuno, quindi... E qualcosa gli ha preso 2-10 Mikrifoval Secchi in questo caso, mi sembra che comunque la tavola sia bella apparecchiata, eh. Direi di sì, Papa su Scaltriti, largo gliela rispedisce. Largo Scaltriti. Ci sta provando fino alla fine Papa a conquistare la decima posizione, che sarebbe comunque una posizione onorevole per lui. Vediamo se ci riesce, dato minacciosi nuvoloni. Eh sì. In quel di Cervesina al Tazio Nuvolari, Valsecchi mi sembra che abbia preso la via della seconda posizione, non la voglia più mancare da questo punto di vista. Direi proprio di no, che ormai ha preso quella posizione e non la molla per nessun motivo. Non la molla per nessun motivo, e questo poi diciamo che è un po' il leitmotiv di questa gara alla quale stiamo assistendo anche in maniera abbastanza importante. E ripeto, Andre, c'è una situazione incombente con un remoto che sta letteralmente volando. Valsecchi che riesce a tenere le spalle Grifo, a questo punto io devo iniziare per forza di cosa a fare il mio solito compitino. Sì, compitino anche perché questa è la gara 2. Quindi sì. Da qua poi i conti possiamo anche iniziare a farli per davvero. Anche perché poi ricordiamo che manca solamente l'ultimo round di Cremona a settembre. Quindi i conti qua sono importanti. Ricordiamo che Valsecchi in gara 1 ha avuto problemi. E quindi qui potremmo assistere, non ti dico ad una pietra tombale per quanto riguarda la Race Attack 1000, ma Remoto potrebbe veramente tracciare e mettere nelle proprie mani tutto il suo destino. Yari Remoto, che sembra davvero essere ad un passo anche dalla vittoria di gara 2, sarebbe una boccata d'ossigeno per lui, sarebbe una boccata d'ossigeno per il suo mondiale nell'assoluta. Poi andremo a vedere anche nei challenge, con una sfida incredibile che si sta proliferando tra diversi piloti. Crifò, niente, Crifò ha mollato totalmente, Andre. Sì. Si tiene la terza piazza e va bene così per Crifò, per il buon Andrea Crifò, che ha avuto un weekend dove ha mancato totalmente, che è quello di Varano, purtroppo per lui, dove fece 5.5 punti. Ricordi quella bandiera rossa che interruppe la gara col dimezzamento dei punti? Lo ricordo perché la commentammo anche un po' attoniti per quanto riguarda la caduta che ci fu. Ma in questo caso Yari Remoto si sta propinquando del doppio primo posto nel weekend di Cervesina, e lo fa con tutti gli onori e servigi che spettano ad un re. Vince Yari Remoto, doppio primo, secondo Lazzaro Valsecchi, terzo Andrea Crifò. Valsecchi che purtroppo per lui manca l'appuntamento in gara 1 e potrebbe pesare come un macigno sulla classifica finale. Mentre a questo punto, Andre, diamo la linea, intanto vediamo che passano De Stefano quarto, Torchio quinto, sesto Gioitta bravissimo, settimo Pellegrinelli, ottavo Gelsi, nono Pietro, decimo Scaltritti, undicesimo Puzzo, undicesimo Papa, poi Allevi, non è riuscito Papa nell'impresa di arrivare in decima posizione, si vede che ha faticato negli ultimi giri. A questo punto linea al parco chiuso e poi faremo le considerazioni finali. Occhio a Remoto perché si avvicina alla vittoria finale. Eccoci qua con Andrea, stavo dicendo Andrea Torchio, Andrea Remoto, tutti mi sapete, con Andrea Tomio. Andrea è un nome un po' comune. È un nome comune, Andre. 153 Remoto, 128 e mezzo Valsecchi. Valsecchi paga clamorosamente. 28 e mezzo davvero per quella gara e mezza. Però Valsecchi paga in maniera importante e repentina quella caduta in gara 1 che lo penalizza clamorosamente, che lancia Remoto
verso la vittoria finale, Remoto a 24 punti e mezzo di margine Sono tanti, da Valsecchi. Sono quasi 1-0. Torchio 43 punti, poi tutti distaccati, De Stefano 107, 93 e mezzo Crifò. Bella la sfida in challenge tra De Stefano e Valsecchi, 2 punti e mezzo, 160, 157 e mezzo, questi se le possono dare fino alla fine, dovremmo stare attenti a questa classifica. Stessa cosa per i rookies Allevi e Bacino. Andre, bel weekend, fortunatissimo, bravissimo Iari Remoto, che poi ha saputo sfruttare anche l'errore di Valsecchi in gara 1. Esatto, quindi adesso non ci tocca solo augurare buone vacanze. Eh sì, auguriamo buone vacanze. A questo punto testa al Cremona Circuit per l'ultimo appuntamento. Non ti dico che è una formalità per Remoto, deve stare concentrato ma non deve fare errori. Esatto. Quella è la cosa importante, ciao ragazzi, grazie! Ciao!